Salve, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Sono Luca Maria Spagnuolo, tra i fondatori e il presidente della nuova associazione dedicata a Richard Wagner. L'associazione ha come nome La Voce Wagneriana. La finalità di questa associazione, ce ne sono tante nel mondo di associazioni wagneriane, poi ne parleremo anche oggi, tra l'altro, di come sono nate queste associazioni. Dedicate al grande compositore tedesco. La finalità comunque della nostra associazione è quella di dedicare interesse, ecco, lavorare su quello che è il documento wagneriano, cioè quei testi che riguardano Richard Wagner o riguardano la sua vita, l'opera, il pensiero, che non sono stati mai tradotti in lingua italiana oppure sono di difficile reperibilità. Per questo motivo ci avvaliamo di soci, di una squadra di persone associate alla voce wagneriana che presta il proprio lavoro per tradurre e studiare, approfondire quei documenti che, come dicevo, sono di difficile reperibilità. Quindi la finalità di questa associazione, più che votarsi alla mera musicologia, è quella di approfondire il contesto culturale, la storia del pensiero e dell'opera wagneriana, avendo come pilastro, come centro proprio il documento wagneriano. Questo naturalmente non impedisce che possiamo fare anche degli incontri, delle conferenze o anche dei testi, auspichiamo, sulla musica di Wagner, fermo restando che Wagner è e resta un grande, tra i più grandi compositori della storia occidentale. Tra l'altro, saluto. Questa sera, in questa prima conferenza, dovrebbe essere collegato anche l'associazione dedicata a Wagner, l'associazione Richard Wagner di Breslavia, dalla Polonia. Per quale motivo abbiamo, ecco, tra le persone che ci stanno ascoltando, persone provenienti da Breslavia? Perché oggi parleremo anche di questa città. Il primo incontro che noi oggi facciamo ha come titolo La febbre wagneriana, ossia la nascita del wagnerismo dalla viva voce di una diretta testimonianza. Parleremo quindi di come nasce il wagnerismo, quindi siamo a cavallo tra l'8 e il 900, poi ce lo spiegherà meglio il nostro conferenziere, in particolare, ecco, a parlare oggi della febbre wagneriana sarà il dottore, il professore Andrea Camparsi, studioso di filosofia e di estetica, in particolar modo filosofia e estetica dell'Ottocento tedesco, e Sì, soprattutto esatto. Andrea Camparsi è stato, anzi ha studiato la sezione wagneriana della biblioteca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma, a Villa Sciarda. Quindi in questo istituto c'è una biblioteca e una sezione di questa biblioteca è interamente dedicata a Wagner. Ci sono migliaia di volumi, ce lo dirà meglio Andrea quanti Sì. volumi ci sono. Certo. Questi volumi appartenevano a un tale Max Koch, che è legato proprio alla città di Breslavia. Quindi per questo motivo sono presenti membri dell'associazione wagneriana di Breslavia, dalla Polonia. Ma adesso io lascerei la parola ad Andrea Camparsi. Ringrazio naturalmente chi ci sta seguendo sulla nostra pagina Facebook. Saluto e ringrazio Andrea, e come prima domanda faccio ad Andrea, ecco, di dirci quali sono le indicazioni geografiche. Ecco, diamoci una collocazione, dove siamo e in che epoca siamo. Grazie, Andrea, a te la Certo, parola. certo. Grazie Luca e anch'io voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo. E, per me è un onore iniziare questa sera parlando di un personaggio poco conosciuto, ma che può essere veramente una viva testimonianza della nascita di questa passione wagneriana che diventerà poi appunto una febbre. E parleremo questa sera di Max Koch. Perché di Max Koch? Dove siamo? Quando siamo? Allora, Max Koch nasce a Monaco di Baviera nel 1855 e poi morirà a Breslau in Slesia nel 1931. Ma perché Max Koch è collegato all'Italia? Perché proprio nel 1931 in Italia, a Roma, Giovanni Gentile con Benito Mussolini stanno pensando di organizzare un ente
dedicato alla Germania, ai paesi germanici, alla Scandinavia anche, e trovano la possibilità di fondare un istituto italiano di studi germanici. In collaborazione con l'allora sindaco di Colonia, Adenauer, organizzeranno in Germania invece l'apertura di un istituto di studi italiani chiamato Petrarca House. Ma il problema fondamentale quando si apre un istituto nel 1931 è: dobbiamo avere una biblioteca, siamo un ente umanistico, non abbiamo libri, è un contenitore vuoto. Allora il primo presidente, direttore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, il germanista Giuseppe Gabetti, pensa di contattare il suo collega di Colonia, un altro germanista italiano piemontese, Arturo Farinelli, che aveva studiato con questo professore tedesco Max Koch e era in contatto con la famiglia. Max Koch era appena morto. A Breslau giacevano 10.000, 20.000, tantissimi volumi di questo germanista abbandonati, potremmo dire. La figlia Emma non sapeva cosa farsene, cercava di capire dove poter organizzare, dove poter lasciare questi volumi, e quindi si mette in contatto con Giuseppe Gabetti e una parte di questi volumi verrà donata all'ente romano, una parte verrà venduta, e quindi in treno arriveranno questi preziosissimi libri. All'interno di questi 10.000, 20.000, parliamo di 20.000 volumi, anche di più, dedicati alla letteratura, alla storia, alla germanistica, all'italianistica, all'anglistica, una parte consistente, 800 volumi, saranno dedicati, sono dedicati a Wagner, perché Max Koch è stato germanista, è stato comparatista, è stato critico teatrale, ma è stato, soprattutto per ciò che ci concerne e per ciò che ci interessa, uno dei primi wagnerianer. Quindi ecco che allora abbiamo la possibilità di capire come, tramite i libri di Koch, come nasce in Germania, dopo la morte di Wagner, la febbre, la passione wagneriana, il cosiddetto wagnerismo. Ok, e quindi Max Koch, abbiamo detto, ha vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Sì. I suoi libri, i libri sono arrivati da Breslau, da Breslavia, sì, qui sì, a Roma, quindi non sì. Ha avuto a che fare con la città di Roma. Ma un'altra, no. Un'altra domanda volevo farti. Hai detto Koch era un professore universitario, sì. Se non sbaglio, giusto? Ha insegnato di germanistica, esatto. E poi appunto è stato uno dei fondatori della comparatistica europea proprio. Ok, ma per quanto concerne noi il discorso wagneriano, la domanda precisa che voglio farti è: quando nasce la passione per Wagner da parte naturalmente di Max Koch? Ma questa è una bella domanda, perché Max Koch stesso ce lo racconta in prima persona, una sorta di diario che viene pubblicato nel 1919 sulle pagine dei Bayreuther Blätter, cioè i fogli di Bayreuth, il bollettino di Bayreuth, ne parleremo tra poco, la rivista ufficiale di Bayreuth, e nel 1919 Max Koch pubblica su questi bollettini le sue Erinnerungen aus der Jugendzeit, cioè i ricordi della mia giovinezza. E in queste 10 pagine a un certo punto dice: io voglio raccontarvi come sono diventato wagneriano. E iniziamo a conoscere il carattere del wagneriano, un carattere che mostra i segni quasi di un apostolato. È tutto ammantato di leggenda, è molto divertente anche come lettura, però è molto anche proprio finalizzata, è interessante perché ci capiamo il carattere dei wagneriani. Cosa dice Koch? Leggo due righe. Avevo allora 9 anni quando il maestro venne a Monaco ed ebbi occasione di vederlo una sola volta. E anche nella mia famiglia, come quasi in tutta Monaco, negli anni 1864-1865, era così tanto il discorrere sul favorito del re che si destò per lui anche la mia giovanile curiosità. Allora, abbiamo già degli elementi importanti, perché vediamo che Koch vede dal vivo Wagner una sola volta. La famiglia di Koch, ricordiamo che il papà di Koch, Guido von Koch, era il dentista ufficiale di corte di Ludovico di Baviera, perché sapete che Ludwig era molto goloso e i denti di Ludwig sì. Erano abbastanza, diciamo, disastrati. Sì. E come quasi in tutta Monaco, negli anni 1864-1865, eccoci siamo, è la prima assoluta del Tristan und Isolde. E tutti parlano del favorito del re, cioè Wagner, appoggiato e
patrocinato da Ludwig. E quindi succede che i genitori di Koch vanno a teatro, vanno a vedere il Tristano e Isotta, ma dopo il secondo atto tornano a casa. Il terzo atto lo lasciano stare, lo abbandonano e dicono al figlio: non ti sei perso nulla, il bambino ha 9 anni. Questo Wagner è incomprensibile, non ci sono arie, non ci sono recitativi, non è un'opera, non è un grand opera. Siamo di fronte a qualcosa di nuovo, è un gran frastuono ed è un gran discorrere di parole difficili, non capiamo nulla. E gettano il libretto, il testo, sulla poltrona. Koch lo raccoglie a 9 anni e dice: inizio a leggere la poesia di Wagner e capisco che c'è qualcosa di speciale. Allora capite bene che a 9 anni è strano, anche se Koch poi sarà un grande professore, un germanista, ma a 9 anni non può già comprendere la poesia di Wagner così complessa, così filosofica. Eppure Koch dice: dopo 4 anni, nel 1869, ho potuto finalmente accedere al teatro e assistere alla prima dell'Oro del Reno, del Rheingold. E in quell'occasione cosa succede? Succede che anch'io mi faccio prendere dall'euforia e dall'entusiasmo e fischio assieme al pubblico quest'opera incomprensibile. Non avevo capito nulla, dice Koch. Ci vorranno anni perché io possa comprendere il mio sbaglio e possa quindi avvicinarmi in maniera costruttiva a Wagner. Allora vedete che c'è una sorta di viaggio iniziatico, un viaggio iniziatico redentivo, ed è come se Koch si rivedesse in una sorta di Parsifal, in una sorta di apostolo. E insomma, ecco che allora la Bildung, la formazione del buon tedesco, parte dall'errore per poi redimersi, e quindi ecco che allora Koch si può avvicinare e può entrare nel reame wagneriano. Ok, quindi ti interrompo, scusami Andrea, abbiamo detto Max Koch, professore, comparatista, il primo rapporto con Wagner è stato un rapporto, come avviene anche con, io mi occupo di Medioevo principalmente, con i santi, cioè prima un rifiuto della divinità, è proprio il caso, esatto, di parlare di culto rivolto, esatto, a Richard Wagner, dopodiché c'è, cioè, come hai detto tu, giustamente una sorta di redenzione, hai citato giustamente anche il Parsifal. Esatto. Quindi prima c'è stato un rifiuto e poi c'è stato un avvicinamento verso l'opera, il pensiero di Wagner. Ma esatto, volendo fare un passo indietro e riagganciandomi anche con ciò che ho detto nella mia breve introduzione, sappiamo che Max Koch, questo professore, e poi scopriremo anche amante di Wagner, ne hai parlato tu prima citando l'articolo del 1919 dei Bayreuther Blätter, Max Koch è stato l'animatore di due, sì, circoli wagneriani, sì, ci dirai poi dopo tu le città, queste due città c'è anche proprio Breslavia dove lui morì. Ma volendo, esatto, fare un passo indietro, giusto per dare una cornice, ecco, a questa figura, a quest'uomo, ecco, come nascono i Verein, i circoli wagneriani? Sono una cosa che nascono dopo Wagner, morto Wagner, per celebrare, per portare avanti il culto di Wagner, oppure sono contemporanei al lavoro, alla fatica, all'opera wagneriana? Quindi la domanda che ti faccio è: come nascono questi circoli wagneriani, tra le quali poi, certo, ci siamo anche noi, ecco, siamo, certo, anche noi come voce wagneriana, sì. Certo, vai. Luca. I circoli wagneriani nascono Wagner vivente, cioè mentre Wagner vive e Wagner sta cercando di organizzare il Bayreuth, il Bayreuther Festspiele, proprio il festival, festival Bayreuth, di Bayreuth, e quindi vuole del costruirsi 76. Del 76, vuole costruirsi il teatro e vuole scrivere il libretto, il testo, la musica, ma vuole il teatro. Il teatro di Bayreuth è un gigante su questa collina, questo Grüner Hügel di Bayreuth, questa collina verde, e Wagner a un certo punto, siamo nel 1872, il 22 maggio, il giorno del suo compleanno, pone la prima pietra, ma mancano i soldi perché Ludwig non può più tanto liberamente donare, perché il governo bavarese ha messo i lacci alle borse di Ludwig, e quindi Wagner deve rivolgersi agli amici. E Wagner, che era una persona estremamente intelligente, sagace, sa a chi rivolgersi, non si rivolge al popolo, si rivolge a persone che possono veramente ad aiutarlo, ad appassionati ma anche ad abbienti. E allora, tralascio tutta la lunga storia, però arriviamo al dunque. Conosce un libraio che vende libri e materiale musicale di Mannheim, un tale Emil Haeckel, e questo Emil Haeckel dice a Wagner:
ti do un consiglio. Dobbiamo cercare di organizzare dei gruppi che possano sottoscrivere i patronatscheine, cioè i certificati di patronato. Ogni patronatscheine costa 300 talleri, ma non possiamo pretendere che tutte le persone abbiano 300 talleri, anche perché l'ideologia, la filosofia wagneriana era che a teatro si dovesse entrare gratuitamente, cioè la tetralogia era una funzione educativa, si rifaceva Wagner al teatro greco, ma Wagner doveva comunque cercare i fondi, quindi dice Haeckel, troviamo una via di mezzo. Allora possiamo organizzare gruppi che possono fondare, che possono sottoscrivere questi patronatscheine e quindi creare dei club. Nascono così i Wagner Vereine. Il primo Wagner Vereine nasce nel 1871 e sarà il Wagner Vereine di Mannheim. Piano piano in tutta la Germania sorgeranno tantissimi club wagneriani. All'inizio la finalità era economica, sostenere l'impresa di Bayreuth, che poi vedrà il suo esordio nel 1876, lasciando poi strascichi di crisi economiche, perché comunque l'impresa non sarà finita, no? Però non soltanto questo furono i Wagner Vereine, come sono tutt'oggi appunto, c'è una finalità culturale, e soprattutto in quegli anni bisognava, dicevano i wagneriani, dobbiamo in qualche modo disseminare la musica, esatto, e la appunto, filosofia di appunto, Wagner. Scusami, ti interrompo Andrea, quindi questi Wagner Verein, questi circoli, queste associazioni, chiamiamole così in maniera impropria, sì, associazioni wagneriane, sono nate per una finalità pragmatica, proprio terra-terra, finanziare il progetto di Bayreuth, perché non arrivava in toto a coprire Ludwig le spese per questa sì, monumentale impresa, cioè il festival che poi ha iniziato nel 1876. Ma tu stavi parlando giustamente di un'altra finalità che avevano questi circoli wagneriani, cioè una finalità culturale di diffondere il pensiero, l'opera di Wagner. Ecco, la domanda che ti voglio fare è, fermo restando che queste associazioni avevano almeno all'inizio una finalità economica, finanziare il progetto di Wagner, Bayreuth, ma qual era lo strumento o gli strumenti che queste associazioni utilizzavano per diffondere il verbo? È proprio il caso di dirlo, visto che si parla di credo wagneriano. Ecco, quali erano gli strumenti per diffondere la parola wagneriana? Vai. Ma ci tengo a dire che lo stesso Koch fonda a Marburg, cioè fonda, sì, a Marburg fonda un Verein accademico dedicato proprio a Wagner, quindi siamo in università. E lui stesso sarà poi segretario e poi presidente di un Wagner Verein proprio a Marburg, la città in cui lui era professore. E poi si sposterà a Breslau nel 1890 e lì diventerà presidente anche di quell'associazione. Ma ecco, come i Wagner Verein potevano comunicare tra di loro e come potevano trovarsi appunto sempre aggiornati su ciò che accadeva a Bayreuth e nel mondo per quanto riguardava Wagner, tramite i bollettini di Bayreuth, tramite i Bayreuther Blätter, tramite questa rivista che nasce nel 1878 per volontà di Wagner, il redattore sarà Hans von Volzogen, e questa rivista uscirà mensilmente fino al 1938, anno della morte di Volzogen. Ma questa rivista appunto quindi sarà l'organo ufficiale di Bayreuth, l'organo ufficiale dei wagneriani. Certo è che a un certo punto i germanisti, i professori, esempio Koch, si sentono in dovere di fare qualcosa di diverso. E il fare qualcosa di diverso voleva dire cercare di staccarsi dai Bayreuther Blätter per cercare di fondare una rivista, un'altra rivista, altre riviste che fossero appunto, che avessero un'altra finalità, una finalità più di ricerca, una finalità più scientifica, potremmo dire. Perché i Bayreuther Blätter erano arrivati ad assumere una veste abbastanza messianica. Nasce in quegli anni una sorta di filosofia wagneriana, di religione wagneriana, oltre che di filosofia, di teologia wagneriana. E allora Koch, con l'aiuto di un suo collega, un altro germanista, molto conosciuto all'epoca, Josef Kirchner, fonda appunto una nuova rivista,
E questa rivista è un annuario, non è più un mensile come i Bayreuth Blätter, ma è un annuario, ovvero sia il Richard Wagner Yearbook. E in questa rivista la volontà di Koch era quella di puntare di più sulla questione culturale wagneriana. Ovvero sia, se il culto di Wagner si stava, diciamo, radicando in Germania, doveva essere un culto che poi sfociasse in qualcosa di culturale. La Germania era una nazione nuova, era appena nata da pochi anni, e aveva bisogno di Bildung, dicevano questi professori. E allora ecco che l'obiettivo di questa rivista doveva essere quella di cercare di dare una visione più oggettiva, più storicista, più realistica a quello che era Wagner e lo sviluppo della passione wagneriana e della scienza, dello studio, diciamo, oggettivo dell'opera wagneriana, non tanto musicologica, ma quanto culturale, cioè che cosa dice Wagner al popolo tedesco, qual è il messaggio che dà al popolo tedesco. Ok, quindi aveva, se ho capito bene, questo Wagner Yearbook, giusto? Così si chiama? Sì, Wagner Yearbook, sì. Ok, che è stata fondata da Koch, aveva una finalità, possiamo dire, scientifica o parascientifica, ok? Sì, scientifica, devo ricordare appunto che anche il direttore di allora, il Kirchner, era un lessicografo, come potremmo dire noi oggi lo Zingarelli, il Kirchner era un dizionario tedesco molto utilizzato allora. Okay. Siamo nel 1886, quindi 3 anni dopo la morte di Wagner, ma questa impresa durerà poco, un anno, e poi verrà ripresa nel 1907, 1906, da un musicologo, Frankenstein, e andrà avanti fino al 1913. Stava già cambiando qualcosa. Ok, quindi... ecco, svolgo il ruolo io di ricapitolare le tante e interessanti informazioni che tu ci stai dicendo. Max Koch, a quanto ho capito, fonda questo Wagner Yearbook, ok? Che vuole, mi si passa il termine, vuole opporsi forse o essere qualcosa di complementare ai Bayreuther Blätter. Sì, più che opporsi sì, complementare. Complementare, esatto, forse è meglio, sì. Rispetto ai Bayreuther Blätter di Bayreuth, che era l'organo ufficiale proprio di Bayreuth. Sì. Però tu prima, abbiamo iniziato la conferenza, ci hai letto un articolo del 1919 scritto da Koch proprio su Bayreuther Blätter, quindi c'è, a quanto ho capito, un avvicinamento a un certo punto da parte di Koch. Quindi Koch abbandona questo approccio, diciamo, comparatistico, scientifico, la cui espressione è il Wagner Yearbook, e si avvicina al linguaggio esoterico dei Bayreuther Blätter. Ecco, come si spiega questo atteggiamento ambiguo di Koch? Prima vuole prendere le distanze da Bayreuth, quindi fondando questa rivista, e poi si avvicina a Bayreuth. Cosa è successo nel frattempo? Certo, allora sì, prima appunto abbiamo visto una visione scientifica, quindi cercava una via parallela a Bayreuth. Dobbiamo andare a vedere la vita di Koch, di questo germanista che in realtà è simile a tante altre vite, per quello Koch è un identikit di un wagneriano perfetto della prima ora. Perché Koch nel 1914 partirà volontario in guerra a 59 anni come ufficiale e sarà sul fronte francese e sul fronte romeno. Tornerà dalla guerra ferito, fisicamente, ma anche nell'anima, perché la Germania aveva perso la guerra e perché lui aveva perso il suo amato figlio Erwin, che era medico di campo. E quindi la guerra diventa veramente una sorta di svolta per la vita di Koch e per la vita di tanti tedeschi colti, professori. Prima Koch è un comparatista, e quindi tutti pensiamo, avrà una visione europeista, avrà una visione che cerca di confrontare la letteratura, la cultura tedesca con le altre culture. Koch era un grande studioso di Shakespeare, ha tradotto anche e ha collaborato a tanti lavori dedicati proprio alla comparatistica, ha fondato anche 2 riviste dedicate alla comparatistica. Ma bisogna fare molta attenzione, perché il comparatismo di Koch non è un comparatismo che potrebbe essere visto oggi, no? L'apertura all'Europa, l'apertura al mondo, era comunque già un comparatismo che voleva evidenziare la grandezza della Germania nei confronti delle altre culture, ma era ancora in maniera velata, era ancora in maniera abbastanza coperta questa sua finalità. Ma la guerra permette proprio ai tedeschi, a Koch per esempio, di esprimere dopo tutta la loro frustrazione. Ricordiamo che anche
tanti filosofi durante la guerra mondiale credevano che la guerra potesse essere qualcosa di risolutivo per la Germania e anche di salvifico, ma anche una sorta di possibilità di mettere un sigillo, no, sull'Europa. Per esempio il filosofo Max Scheler vedeva nella guerra una grande possibilità per la Germania per ergersi, no, a leader dell'Europa. Ma la guerra terminata così per la Germania, con Versailles e con quello che i tedeschi come Koch conservatori chiamavano Dolkstoss, cioè il colpo alla schiena, aveva poi esacerbato la voglia, la tigna, come potremmo dire, di questi wagneriani che volevano in tutti i modi evidenziare la grandezza di Wagner, ovvero sia la grandezza della Germania nei confronti del mondo. E quindi ecco che Koch si avvicina alla destra estrema e si avvicina quindi ai Bayreuther Blätter. Ricordiamo che Hans von Volkswagen sarà tesserato al partito nazista. Wagner stava diventando il patrono del folk, cioè il patrono del popolo. Wagner stava diventando un monumento. C'era una trasfigurazione di Wagner in un Denkmal, come dicono i tedeschi, in un monumento. Non c'era, la musica di Wagner era importantissima, i Bayreuther, il festival riapriranno nel 1924, ma la figura volitiva forte di Wagner era il vero tedesco, e Koch stesso diventerà un apostolo di questo wagnerismo così crudo e così anche violento. In un suo discorso nel 1919, una cosa importante da dire, Koch diventerà addirittura rettore dell'università di Breslau, e nel suo discorso al rettorato ci terrà a dire che tutto sommato la guerra tedesca è stata una guerra pulita, perché mai i tedeschi hanno colpito i civili, cosa tra l'altro poi falsa, ma questo hanno colpito altro che civili, gli attacchi su Londra lo dimostrano, per esempio. Quindi capite che, insomma, Koch cambia prospettiva, però in realtà è uno sviluppo della sua prospettiva che poi diventa estremo. Fino a anche Bayreuth, magari me lo puoi spiegare tu meglio, che non ha... Esatto, la stessa Bayreuth, da Weimar, no? Esatto. Negli anni 20 in Germania appunto si sviluppa la Repubblica di Weimar, quindi la bandiera, il tricolore attuale tedesco era la bandiera della Repubblica. Ma dovete sapere che a Bayreuth, sul tetto del Festspielhaus, non è mai stata issata la bandiera della Repubblica, ma rimarrà sempre la Reichsflagge con i colori il nero, il bianco e il rosso, perché Bayreuth sarà sempre fedele al Reich, e Koch, così come tutti i Wagnerianer dell'epoca, degli anni 20. Quindi Max Koch, professore, fede i suoi giorni a Breslau. Prima abbiamo parlato dei circoli wagneriani, Koch è stato tra gli animatori dei circoli di Marburgo e appunto di Breslau, sì. di Breslau. Addirittura poi Marburg diventerà con Koch uno dei più grandi circoli wagneriani, per dire, negli anni 1886 arriverà ad avere 70 iscritti, oggi sembra un numero esiguo, ma i wagneriani all'epoca erano molto criticati, quindi già avere un numero di 70 iscritti in una città come Marburg senza teatro era veramente un record per me. Okay. Quindi ecco, Max Koch, comparatista, animatore di questi circoli wagneriani a Marburg e a Breslavia, è stato il prototipo del wagneriano, esatto, della prima ora, di quel wagneriano che si avvicina poi a degli ideali della destra estrema che porteranno, sappiamo dove. Ma restando fermi sulla tematica appunto wagneriana, prima tu ci hai parlato delle riviste wagneriane, il Bayreuther Blätter, i Wagner, gli Jahrbuch, ma a parte questi articoli scritti da Max Koch su Wagner, ecco, Max Koch sappiamo ha scritto anche un'importante monografia wagneriana, che tra l'altro non è stata mai pubblicata in lingua italiana. Ci puoi parlare di questa monografia? Certo, perché abbiamo parlato di Koch wagneriano e non possiamo non parlare quindi dell'opera principale del wagneriano Koch. Esatto, sì. E io adesso qui ho il primo volume, sono tre volumi, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Ok, è la copertina. Bello pure. Questo è il primo volume della biografia wagneriana di Max Koch, nasce pubblicata nel 1907 per i tipi della Hoffmann Verlag di Berlino, nella collana Geisteshelden, quindi già si capisce, no, qua, no?
gli eroi dello spirito, Wagner è un eroe dello spirito tedesco. Nel 1913 esce il secondo volume e nel 1918, dopo la guerra, sebbene fosse già pronto prima della guerra, uscirà il più corposo terzo e ultimo volume. La cosa particolare di questa biografia wagneriana di Koch, perché comunque all'epoca c'era già un'altra biografia importantissima. Uno potrebbe dire, beh, ma perché Koch ha scritto una biografia quando c'era già, stava già uscendo, era quasi pronta, non ancora, ma usciva pian piano la gigantesca biografia di Glasenapp. Tra l'altro anche in contatto con Koch si incontrarono al Festival di Bayreuth e scambiarono lettere. Ma perché Glasenapp, con i suoi 6 volumi, ha cercato di riempire ogni pagina, ogni buco bianco, no? Ogni buco nero, bianco, come volete, insomma, ha voluto coprire tutta la vita di Wagner. Ma a Koch non interessava questo, perché se Koch pubblica la sua biografia nella collana Geisteshelden è perché voleva dimostrare come Wagner fosse un eroe dello spirito tedesco. Lo stesso Kurt Singer, musicista e critico musicale, ha ricordato questo e ha detto: la particolarità della biografia di Koch è che è una biografia culturale. È una biografia che vuole dimostrare come Wagner possa essere lo spunto per una Entwicklung, cioè uno sviluppo del popolo e della cultura tedesca, e appunto vuole dimostrare in questa sua biografia che cosa? La Wirkungsgeschichte, cioè gli effetti della figura di Wagner sulla storia tedesca, sulla storia europea, vedremo poi come, ma soprattutto sulla storia tedesca. Quindi, sì. No, finisci, scusa, te termina se non ci è... sono parecchi, i vari capitoli più importanti della vita di Wagner, sarebbe poi interessante anche iniziare a guardare, a tradurre. C'è la parte molto spinosa del libello contro la musica e gli ebrei, Das Judentum in der Musik, e Koch, poi vedremo anche, scopriremo qualcosa di nuovo, Koch cerca di arrampicarsi sugli specchi dicendo che Wagner non voleva proprio attaccare gli ebrei, ma voleva attaccare la musica degli ebrei, Meyerbeer, insomma, classica figura del wagneriano che in quegli anni cercava di santificare e di portare il Wagner, dimenticare la rivoluzione di Dresda, quindi esatto, far diventare il Wagner rivoluzionario, sì. Esatto. Una sorta di canonizzazione, un'icona, della figura, un'icona, un monumento, sì, certo, anche marmorizzare, no? Proprio Wagner e la sua figura. Quindi questi tre volumi, questi tre tomi della monografia di Max Koch dedicata a Wagner avevano una finalità edificante, mi viene da dire. Esattamente, ottimo, edificante. Celebrare Wagner come una figura quasi escatologica, parliamo di sì, assolutamente, ecco. Salvifica. E entriamo già in un clima, mi passi il termine, malsano, un po' torbido, no? Entriamo nell'ideologia. Esatto. Wagner non è più una ideologia, diventa non più un artista, ma qualcosa di ideologico. E qui è un passo alla febbre wagneriana, il titolo che tu giustamente hai dato a questo nostro incontro. Una febbre wagneriana che però alla fine ha travolto anche il povero Max Koch. È stato Koch vittima. Del proprio tempo, infatti Max Koch, adesso ce lo spiegherai tu naturalmente, era di origini ebraiche, proprio lui che celebrava ha sposato un tipo di ideologia. Ecco, ci racconti, ci avviciniamo adesso alla conclusione di questa prima nostra conferenza, ce ne saranno anche altre, ma avvicinandoci alla fine della nostra conferenza, raccontaci la fine della vita di Koch, come ha finito i suoi giorni da vittima proprio di quell'ideologia che lui stesso ha contribuito a edificare e che lui stesso poi ha abbracciato. Vai. Esatto, infatti, essendo Koch, abbiamo detto, un identikit del wagneriano, vediamo anche questo wagnerianer che fine fa. Entra negli anni 20, si avvicina sempre di più al Bayreuther Kreis, cioè al circolo ristretto di Bayreuth, quindi sembra quasi che Koch sia destinato all'impero, diciamo, della cultura tedesca, ma accade qualcosa di estremamente significativo ed estremamente grave. Perché noi perdiamo le tracce di Koch dopo il 1925, le ultime pubblicazioni, poi non capiamo più bene che fine faccia questo professore di germanistica. C'è chi dice che la malattia, non so quale malattia, l'abbia portato in Italia per un viaggio e poi comunque lui abbia fatto ritorno a Breslau, dove poi è morto nel 1931, lasciando appunto una figlia, Emma. Ma la cosa importante da dire è che nel 1929, in Germania, la Germania che si sta avvicinando agli estremi,
agli estremi dell'ideologia, e poi sappiamo bene come negli anni 30 tutto sfocerà nel nazismo, pubblica un certo germanista Heinrich Kreger, con lo pseudonimo di Erich Eckhard, i cosiddetti sigilla veri, i sigilli libri della verità. Cosa sono questi sigilla veri? Sono la ripubblicazione di un'altra opera del 1913, che era stata curata da Philipp Stauff, e che era già nel 13, pensate, un lessico chiamato Semiten Kirchner, ovvero sia, in maniera, diciamo, più comoda allora, e contratta, Semi-Kirchner, ovvero sia il Kirchner, come ho detto prima, era il dizionario tedesco, come dire lo Zingarelli, ma era lo Zingarelli dei Semiti, degli ebrei, perché c'era una sorta di censo e di indice in cui tutte le personalità di una certa fama venivano inserite per ordine alfabetico all'interno di questi volumi. Nel 1929 Eckhard, ovvero sia Heinrich Kreger, ripubblica questi sigilla veri, ma all'interno di questi volumoni entrano tanti altri nomi, e uno di questi nomi nel 1929 sarà Koch Max, professore di germanistica all'Università di Breslavia. Quindi Koch viene definito ebreo, viene tacciato di essere un semita, e quindi leggendo, io ho tradotto questo, poi vi dirò anche dove trovarlo nel caso, ho tradotto questo lemma di questa enciclopedia terribile, Koch viene distrutto. Allora, dovete sapere che nel 1885 o 90 Koch era professore straordinario a Marburg e aveva nel suo studio il busto di Gedeon, bronzo, una copia del busto di Gedeon di Wagner. Già aveva subito degli attacchi dal collega filosofo famoso neocantiano Hermann Cohen, che era di origini ebraiche, un attacco perché Koch era wagneriano, Wagner era antisemita, quindi i wagneriani dell'università non erano ben visti. Anche a Breslau girava voce che Koch facesse pregare in ginocchio i bambini tutte le mattine davanti al busto di Wagner. Adesso, nel 29, prima parliamo di polemiche, parliamo di discrezi, adesso qui parliamo di una condanna dei tedeschi conservatori, amici, colleghi, sodali di Koch, che condannano Koch come ebreo. E tutto quello che ha scritto Koch, si legge qui, non serve a nulla, perché è tutto rivolto al passato, non serve per nessuna Entwicklung, perché i giovani tedeschi hanno bisogno di pensare al futuro radioso della Germania e del Reich. E sentite due righe, vi leggo, cosa dice Eckhard nei confronti del povero Koch. Durante la guerra mondiale, e qui va a colpire nel sensibile, perché veramente colpisce nel profondo Koch, durante la guerra mondiale, la prima, in prima linea nella regione della Champagne, Koch ha ripagato, almeno in parte, per la sua persona e la sua famiglia, la gratitudine per la quale l'ebraismo è debitore al popolo e dal quale è ospitato, assecondato e tollerato. Cioè, capite che è un attacco terribile. Ha perso pure il figlio. Ha perso il figlio in guerra. Ora sta perdendo tutta la dignità e addirittura, si dice, sedette tra le fila dell'Altdeutscher Verband, di questa associazione Altdeutsch, pura pangermanica, completamente tedesca, ma appartiene per un periodo addirittura a un'associazione che esigeva dai suoi associati una dichiarazione di non essere di sangue ebreo, ma al momento dell'adesione Koch dice di non saperne nulla, quindi addirittura fa la figura del bugiardo. E poi appunto continua questo lungo lemma dicendo che tutto ciò che ha scritto non vale nulla, e che quindi è attaccato dagli ebrei da una parte perché è wagneriano e quindi è automaticamente antisemita, è attaccato dai tedeschi di destra perché è di origine ebraica, seppure è battezzato cattolico. Quindi io quello che ho definito Koch, la fine che fa Koch è una sorta di una svilita controfigura, una sorta di mendicante della cultura alle prese con l'imbarazzante colpa, tra virgolette, di essere ebreo. Una sorta di nemesi che sinceramente Koch forse non meritava nemmeno, perché certo ha espresso pensieri estremi sicuramente, però capite bene in quale atmosfera la Germania stava vivendo alla fine degli anni 20, e lo stesso Koch, da wagneriano del Bayreuther Kreis, ne fa le spese molto, okay, molto. Diventa vittima, ecco, della stessa ideologia che lui diventa ha sposato e abbracciato. Okay, esatto. Quindi, quindi non è una fine ingloriosa, ecco, per il povero... È una fine ingloriosa, tanto, sì. Sì, per il povero wagneriano. Sì. Ma, ecco, adesso chiudiamo, ci avviamo verso la conclusione. Io ti ringrazio, Andrea, naturalmente. Grazie. Avremo occasione di
rivederti nuovamente, perché il tema è molto interessante e molto molto ampio. Quello del Wagner, della nascita del wagnerismo, mi riferisco non soltanto a Max Koch, mi piacerebbe pure parlare, che so, di Wolzogen, il fondatore. Prodotto c'è poco, poi sì, infatti. E quindi, esatto, ritorno a quello che dicevo all'inizio, no? A questa associazione, la voce wagneriana, la finalità è appunto quella di mettere al centro il documento. Tra i progetti che abbiamo è anche quello di tradurre parte degli articoli che possono essere più interessanti dei Bayreuther Blätter, magari leggerli, leggerli in diretta, sui canali social, Facebook e Instagram. C'è tantissimo da dire, se c'è da fare, sicuramente. Il prossimo appuntamento, invece, non abbiamo ancora una data, ma ci stiamo lavorando, penso un mesetto, ci sarà sempre Andrea Campazzi. Il prossimo appuntamento, per quanto riguarda il tema della nascita del wagnerismo, abbiamo anche in cantiere altri progetti che presto scoprirete sulla nostra pagina social, ma per quanto riguarda il lavoro di Andrea che sta svolgendo sul wagnerismo, ecco, il prossimo appuntamento con Andrea Campazzi riguarderà sempre Max Koch, ma soprattutto Cosima Wagner, cioè vorremmo leggere la prima traduzione in lingua italiana, fatta proprio da te, se non sbaglio, di una lettera scritta da Cosima Wagner, la moglie, sappiamo bene, la figlia di Liszt, la moglie di Wagner, una lettera scritta da Cosima a Max Koch. Ok, sì. Vogliamo leggere questa o tutta o le parti più interessanti? È un documento molto importante per capire la ricezione anche di Bayreuth da parte, cioè come recepiva Bayreuth questi Wagnerianer. Esatto, quindi è interessante come cosa. Quindi leggeremo questa, non so se la leggiamo tutta, perché io mi ho fatto dare un'occhiata, no, quando abbiamo parlato, la parte iniziale è molto molto interessante di questa. Sì, la parte iniziale sì. E quindi auspichiamo anche, magari mi piacerebbe, poi ci lavoriamo anche di farla leggere in lingua inglese questa lettera, così per ampliare possibile la diffusione della parola, ecco, visto abbiamo parlato di credo wagneriano, la diffusione del pensiero, del pensiero, del lavoro, dell'opera di Wagner. Quindi io vado verso la conclusione, ti ringrazio per l'ennesima volta, ricordo chi ci ha ascoltato e chi ci segue che questa è un'associazione naturalmente senza scopo di lucro, non ci lucriamo noi, e quindi viviamo grazie alle donazioni, quindi se volete potete donare, lo vedete al link del crowdfunding che c'è nella nostra pagina Facebook. Ma prima di chiudere e salutarci, io faccio una domanda, l'ultima domanda a Andrea Campazzi. Suggerimenti bibliografici, cosa ci suggerisci? Ecco, allora, per poter approfondire questa figura o questo clima malsano, malato di febbre wagneriana, cosa ci suggerisci? Trovate un mio contributo dedicato proprio a Koch e al wagnerismo in questo volume, sono gli atti di un convegno tenuto a Studi Germanici nel 2018, Abbasso il Tango e Parsifal, Wagner in Italia 1914-1945, ci sono anche altri contributi interessanti sull'argomento, e poi due volumi che forse conoscete già perché sono molto famosi, però secondo me sono fondamentali per capire un po' l'aria che tirava in Germania. Beh, uno è questa copertina terribile, le origini culturali del Terzo Reich, trovate all'interno. Di Mosse, trovate, è un libro ormai di un classico del 2000, ripubblicato nel 2015, ma pubblicato nel 68 dal Saggiatore di Milano. E questo è interessante per capire anche, ci sono anche dei paragrafi dedicati a Wagner, a Bayreuth, all'aria culturale e ideologica che si respirava. E poi un altro libro molto bello, interessante, per capire invece la Germania di Weimar, questo di Weitz, pubblicato per Einaudi, la Germania di Weimar, vedete, utopia e soprattutto tragedia, l'abbiamo visto, e questo appunto è pubblicato, questo è un classico Einaudi, pubblicato nel 2007 in originale e poi tradotto da Einaudi nel 2008. Sono due letture corpose, magari le conoscete già, però sono interessanti per capire. Ma magari adesso facciamo un post con queste tre indicazioni bibliografiche, così il pubblico, ecco, c'ha chiaro quali sono i testi di riferimento che tu hai suggerito. Quindi io ti ringrazio nuovamente. Ricordo che il prossimo appuntamento con Andrea Campazzi sarà forse il mese prossimo, riguarderà una lettera di Cosima Wagner che vorremmo leggere, contestualizzare naturalmente e leggere dal tedesco per la prima volta in lingua italiana e auspichiamo anche in lingua inglese. Abbiamo in cantiere anche altri progetti. E se ci sono... ecco, c'è una domanda da parte di Adele, stavo dicendo, Adele Beveridge, che salutiamo, salutiamo Adele. Certo, la salutiamo molto volentieri. Auspichiamo, ecco, ne approfitto, auspichiamo di averla ospite
in una delle nostre conferenze o iniziative. La domanda di Adele è la seguente. Una domanda per Andrea. Prima ci fai complimenti e ringraziamo Adele. Grazie. La domanda è per te, Andrea. Quanto, a tuo parere, l'antisemitismo di Wagner fu reale o indotto? Questa è complessa ma interessante. È una domanda molto complessa che meriterebbe tanto, tanto, tanto spazio. Quanto è reale e quanto è indotto? L'antisemitismo di Wagner. Sì, di Wagner. Dice, sì, sì. Proprio di Wagner. Perché, di Wagner. Perché se parliamo di Wagner o di wagnerismo, magari le cose sono un po' diverse. Ma leggendo Das Judentum in der Musik, insomma, l'antisemitismo esce abbastanza crudo e abbastanza netto. Certo che Wagner ce l'aveva con Meyerbeer, perché la sua esperienza parigina fu veramente un'esperienza cruda e negativa, da quello che dice Wagner. Wagner pubblica questo contributo e non si firma nemmeno con il suo nome, ma con il nome di un certo Frei Gedank. Ma l'errore che poi Wagner, secondo me, compie è quello di ripubblicare con il suo nome, con la sua firma, questo libello, quasi a voler riconfermare la sua visione. Ma più che l'antisemitismo di Wagner, poi è stato comunque poi anche accresciuto e stimolato da Cosima. Sappiamo benissimo le battute contro gli ebrei di Cosima. È un argomento molto spinoso, molto complesso, che poi darà sicuramente il fianco a tutto quello che sarà il wagnerismo, abbiamo visto, più intransigente, a partire dalla lettura di Houston Stuart Chamberlain della filosofia, la cosiddetta filosofia della razziale di Gobineau, e poi appunto Ludwig Scheman, un teorico della razza che vivrà a Bayreuth, e poi appunto Volkshagen, che sarà iscritto al partito nazista antisemita fino all'ultimo, fino al 1938. Insomma, diciamo che indotto o non indotto, l'antisemitismo di Wagner purtroppo va a preparare le basi per ciò che poi sarà la tragedia che tutti conosciamo. Sì, sì, penso di essere d'accordo, ecco, con questa. Poi certo, potremmo parlarne per tanto, organizzare qualcosa di più approfondito anche, quindi sicuramente. Sì, sì, per parlare. C'è il professor Carlo Serra, che saluto, ha scritto, non so se ha fatto una domanda, ok. Dice che l'antisemitismo wagneriano ha un colore metafisico. Ha detto il professor Carlo Serra. Comunque c'è parecchio da sì, discutere. Sì, certo che ha un colore metafisico, anche un colore metafisico, però quando noi andiamo a vedere quello che lui scrive, no? Quando lui, insomma, però le ultime righe del Das Judentum in der Musik possono essere lette in maniera diversa, però vanno lette, rilette, e vanno, sì, interpretate, però rimangono, ecco, nero su. Infatti il professor Serra dice è un immenso problema critico, esattamente. È un immenso, un enorme. Tanto sì, è enorme. Tanto sì, va poi, a offuscare l'opera di Wagner. Esatto, poi questo immenso problema, poi spesso va a offuscare, a torto o ragione, tutta l'opera di Wagner. Sì, esatto. È un enorme problema questo. Enorme. Sì. Purtroppo... È così, va accettato, credo. Non penso ci siano scusanti. Come ha cercato prima di Max Koch, ha cercato di limare un po', di scusare, aggiustare l'antisemitismo di Wagner, ma le cose non stavano così. Io ho tradotto quel paragrafo che Koch dedica a quello, potremmo vederlo assieme. Ok, sì, magari la prossima volta possiamo parlarne. Sì. Abbiamo parecchio di cui parlare. Ha ragione comunque il professor. Esatto. Purtroppo oggi si proietta su tutto Wagner. Sì, ha ragione. Certo. Magari, ecco, Adele prima ha fatto una domanda molto interessante, e la ringrazio, se è ancora presente, la saluto. Spero di averla come ospite nelle nostre chiacchierate wagneriane, e ugualmente estendo l'invito a Carlo Serra per poter eventualmente chiacchierare, come ho chiacchierato con te, Andrea, magari ci sarebbe certo. e ne parliamo. Quindi, se molto non ci sono altre domande, mi rendo conto che il tema è immenso. È immenso. Ed è profondamente giusto, esatto. Resto, concordo pienamente con Carlo Serra, il fatto di proiettare tutto su Wagner, tanto da offuscare la sua opera. Ma è una cosa analoga anche, io mi occupo di Medioevo, Dante stesso. Dante certo. Ha messo Maometto nell'inferno, squartato certo. A metà. Adesso Dante tu non lo vedi come... Guarda che Koch a un certo punto negli anni 20 dice Dante ist unser, Dante è tedesco. Cioè, figuriamoci, sì. Però per fortuna
c'è qualcos'altro. Ecco, noi oggi ci rapportiamo con Dante vedendo qualcos'altro, non soltanto il suo odio nei confronti, ostilità nei confronti del mondo musulmano, che poi può essere anche aggiustato, ma non è la sede adesso di parlare del rapporto tra l'Islam e Dante e il Medioevo. Comunque, per dire, ecco, che il proiettare, come ha detto il professor Serra, tutto su Wagner ha portato ad offuscare l'opera, il pensiero e anche la figura wagneriana, che è diventata una figura quasi negativa, ecco, quella di Wagner. Carlo Serra. Basta andare a vedere anche il monumento che c'è a Grautheim, in Germania. Ah, sì. Insomma, è terribile questo Wagner di bronzo, no? Che con questi occhi quasi diabolici. Ecco. Leggo l'ultimo commento di Carlo Serra, professor Serra. Nessuno oggi legge Marx solo parlando della questione ebraica. È una cosa analoga, naturalmente. Adele Bogetisch, spero di pronunciare bene il suo cognome, è d'accordo con quello che ci stiamo dicendo. Comunque, ad ogni modo, quello che noi vogliamo fare è un lavoro da storici, se posso esprimermi così. Cioè, senza prendere, naturalmente, sarebbe assurdo sposare una causa adesso rispetto che un'altra, no? Sarebbe anche una follia. Semplicemente prendere i documenti, il documento è questo. In tedesco dice questo, in italiano, tradotto in italiano, dice quest'altro, e leggerlo è contestuale. Quindi questo esatto. È ciò che noi vogliamo fare. Nel bene e nel male bisogna accettare anche i difetti dei grandi artisti, anzi, per fortuna gli artisti hanno i difetti. Esatto. Per fortuna, sì. Noi purtroppo, come nella società attuale, cerchiamo la perfezione nell'artista, quella che l'artista abbia un comportamento morale intransigibile, cosa che io non sono d'accordo, il che non vuol dire che un artista deve essere per forza nazista, per carità. Però l'esasperazione, ecco, può portare a qualcosa di negativo che non condivido, ma questo sono tematiche generali, ecco, che esulano dalla nostra bella chiacchierata. Quindi io mi sa chiudo adesso questa, sono veramente onorato, felice di questo primo incontro, vado oltre le aspettative. Vi invito per favore, anche qualsiasi piccola donazione ci permette di poter continuare a vivere, a sussistere. L'associazione ha delle spese, non sono delle spese enormi, ma hanno comunque delle spese. Noi vogliamo semplicemente raccontare quello che noi studiamo, ok? Quindi chi scrive libri, chi traduce, chi come te studia, Andrea, vogliamo raccogliere queste persone che vogliono dedicare il tempo, naturalmente, all'associazione, a Wagner, e rendere fruibile, disponibile il frutto delle loro fatiche. Ecco. Quindi non ci sono altre domande, ringrazio i presenti, anche ringraziato, non so minimamente pronunciare il nome, Jack, lo chiamo così, perché il cognome non riesco a pronunciarlo, dalla Polonia, dall'associazione richiamata. Da Wrocław, penso che si dica Wrocław, no, l'attuale Breslavia. Il cognome dell'amico polacco. Evito di pronunciarlo. Quindi io vi ringrazio. Ringrazio tutti i presenti. Ci vediamo presto. Continuiamo a studiare, a lavorare e a tradurre. Quindi grazie di nuovo e ci vediamo presto. Grazie Luca. Grazie Andrea. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Un caro saluto. Ciao.